Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video diciamo che faremo qualcosa di leggermente pericoloso. Esploreremo una casa infestata. No raga, non è una delle solite cazzate che leggiamo su internet. Qualcosa in questa casa c'è. Realmente, adesso vi farò sentire alcune testimonianze. Questa zona si narra da tantissimo tempo che ha qualcosa che non va. Niente, vi faccio un attimo ascoltare le testimonianze di chi è stato in questa casa e le conseguenze che ha avuto. Infatti potrà essere vero, non vero, però in ogni caso stiamo rischiando, stiamo andando alla cieca, quindi vediamo cosa succederà. Ma adesso un attimo vi faccio sentire la testimonianza di Francesco. Ok, inizio col dire che io non ero molto, diciamo, credente in queste cose, diciamo, sui fantasmi e altro. Io non sapevo nulla su questa casa, partiamo con questo presupposto. Arrivati lì ci siamo fatti un piccolo giretto, cose. Poi è arrivato il mio amico, quello che abita vicino a questa casa, e incominciò a parlare, diciamo, delle storie, delle piccole leggende che ci sono legate a questa casa. Questa casa in pratica si narra che delle persone, proprietari di quella casa, quando ci stavano abitando, perché in pratica avevano sia il piano di sotto e il piano di sopra, perché loro abitavano solamente in quello di sotto. E ragazzi, siamo arrivati nella cosiddetta casa infestata, quindi in teoria dovrebbe essere questa. Se adesso entriamo, vediamo com'è. Ah, sono morti due musicisti. Bene. Mettiamo un'altra cosa alla leggenda. Prima la bambina che cammina. Ma partiamo da sotto e poi saliamo. Questo è il sotto, vediamo cosa c'è qui. E mettevano la bambina a dormire nella culla. E l'indomani la trovavano uscita dalla culla che dormiva. E questo succede per la prima sera, per la seconda sera, per la terza sera. Passa una settimana e la bambina incomincia a star male, incomincia a piangere tutte le sere e non riesce a dormire. Niente, continuano i lavori su questa casa. Mentre che io comunque sono arrivato a casa, ho fatto vedere pure le riprese ai miei genitori, e i miei genitori mi hanno incominciato a parlare male di questa casa, perché ci sono stato e altre motivazioni, per cui io non ci dovevo andare. Si narra anche che in questa casa, nel piano di sopra, dove sono stato io, arrivati su, diciamo, aveva proprio quella sensazione di chiuso da tanto tempo. E perché chiuso da tanto tempo? Per questa storia, e infatti quei proprietari, che comunque non erano proprietari ma affittaioli di quella casa, perché il proprietario era di Gran Michele, di quello che so, arrivati lì ho saputo un'altra storia, ovvero che, accorgendoci con i miei amici, che c'erano tutti i pennelli lì lasciati così, anche i ponteggi, quelli dei muratori, mi sono fatto, diciamo, un'idea per cui debbano lasciare i... Di qui c'è l'entrata. Si narra comunque la seconda leggenda, che in quella casa, mentre stavano pulendo, comunque stavano incominciando dei lavori nel secondo piano, è successo che mentre si giravano vedevano delle ombre. Intanto è iniziato col primo signore, con il primo pittore, e è iniziato pure col secondo pittore, che vedeva questa ombra di una bambina, e lì per lì pensavano che erano pazzi, che stavano diventando pazzi. Mi fa anche la pelle d'oca a parlare di questo argomento. E quindi, arrivato alla seconda persona, pure che vedono quest'ombra, e niente, loro continuavano a lavorare, in tre o quattro che lavoravano in quella casa, che è molto grande. Nonostante ciò, finiscono di lavorare, l'indomani non si trovano più i pennelli dove avevano lasciato, si ritrovano in un altro posto. E il collega dell'imbianchino gli disse: ma l'hai spostato i tuoi pennelli, cose? Alla fine si è scoperto che non erano loro a spostare gli aggeggi, quindi era qualcuno, diciamo, ci crediamo o no, di spettrale, che spostasse questi pennelli. Ad un certo punto si sentirono delle voci di una bambina che parlava. Loro presero la maggior parte, cioè le cose veloci, ok, e se andarono e non continuarono più i lavori in quella casa. Noi ci siamo stati, però ho scoperto una cosa strana, che intanto in un mese, che molti dicono che, diciamo, è un po' maledetta come casa, e, diciamo, per un mese sono stato un po' brutto d'umore, perché iniziò anche la scuola e mi cominciano a succedere cose strane, assurde. Ma la cosa che mi prese troppo fu che
dopo che io arrivai a casa e gli raccontai ai miei genitori di questa casa, mi presi intanto, diciamo, lo schiamazzo, un po' il bordello dei miei genitori, e come seconda cosa, io non ci credevo. Arrivato a casa, sistemo la scheda SD, la metto all'interno del computer e la GoPro, cioè le date della GoPro, tutte sballate. Ovvero, come sballate? Ovvero che non ne avevano le date precise, avevano date del 2016, 02, 2016, non mi ricordo il giorno, forse 18 all'11, non mi ricordo di preciso. Io mi cominciai a impaurire, che cazzo è veramente? Manco fatto apposta, il mio amico, che non ci siamo sentiti poi la sera, arrivò a casa, accese il computer alla stampante perché doveva stampare dei fogli per lui, per dei documenti. Incomincia a stampare e la stampante gli esplode, ragazzi, gli esplode proprio, gli si distrutta in mille pezzi perché avrà fatto cortocircuito. Magari noi possiamo credere che siano solamente delle storie, ma io da quel momento in poi la sono incominciata a cagare un po' sotto. Quindi questa è la casa infestata. Per il momento non sembra niente di che. Avete visto il video con la storia sotto? Non sembra niente di troppo spaventoso, però comunque c'è, strano. Camore buttame, sta stoccando coldo. C'è una casa del genere, abbandonata così. Un pochettino strano. Sarebbe stato interessante anche entrare nel piano, questo qua in mezzo, ma non è il caso, visto che è chiuso. E niente. Ragazzuoli, sono tornato a casa, è passata qualche oretta. Mi sono lavato, mi sono sciampato, tutte cose. E niente, non ho subito registrato l'outro, perché un attimo volevo vedere, dico, vediamo se succede qualcosa, vediamo cosa succede, vediamo se qualcuno si impossessa di me. Allora, ho mangiato come un lurido, quindi magari uno spirito si è impossessato del mio stomaco, non lo so. So sai che non è successo assolutamente niente. Ci sono tutti i secchi, tutte le cose dei muratori, i ponteggi, le cose. Quindi, è strano che l'hanno lasciati lì, qualcosa sicuramente ci sarà. Va bene, abbiamo visto la casa, abbiamo sentito il racconto, ma adesso il punto qual è? Adesso vediamo questo mese come va. Voglio vedere se in questo mese accade veramente qualcosa. Anzi, vediamo se il PC parte. Allora, vediamo. Accendiamo il monitor, accendiamo. Il PC si accende. Ok, si è acceso. Ci sta mettendo più del solito ad accendersi. Perché? Ok. PC si è acceso, aspetta, vediamo, magari sai com'è che scoppia adesso. Ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo di mettere like, di iscrivervi. E niente, mi dispiace, ma no, è stato un po' deludente questa casa, lo ammetto. Mi aspettavo molto di più, ma vabbè ragazzi. Anzi, ancora un progetto per un video di esplorazione di uno stadio abbandonato. Ci andremo, raga, ci andremo. Purtroppo zona rossa, zona arancione, ancora non si sta capendo niente, ma ci andremo, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video, ciao.